Ciao Draghi, vi saluto ancora perché è crashata la live, grazie mille OBS, software di qualità. Comunque, vabbè, meglio i primi 10 minuti che a metà live mentre sto facendo un boss e manco me ne accorgo. Dicevo, questa mattina, ieri in realtà, hanno fatto uscire una grossissima patch di 11 giga circa su Elden Ring. Tra le cose che hanno fatto è stato potenziare leggerissimamente la scheggia cometa, farà più danno, d'accordo, e consuma anche meno mana. Quindi posso lanciare una scheggia cometa in più praticamente, ma ho scoperto che se metto un punto a mente ne posso lanciare ben due in più. Hanno nerfato lo scudo che stavo usando, questo qui. Hanno diminuito, io lo porto già più 11, hanno diminuito un pochino la resistenza fisica per aumentare l'incremento di difesa, la stabilità in teoria. Quindi me ne sono fregato e ho preso questo qui che ho già portato questa mattina più 5, così almeno abbiamo 100 di fisico e 55 di incremento di difesa. Hanno aggiunto un indicatore per ricordarti gli NPC, d'accordo? Infatti qua c'è il saggio Gowri, c'è il simbolino dell'NPC. Hanno anche sistemato alcune side quest che erano buggatine. Per buggatine intendo che finivano lì a caso e addio per sempre, d'accordo? Devo finire Dragotumulo. Dobbiamo mettere una chiave blu all'Iurnia, alle quattro torri, quattro campanili e quattro torri. Devo parlare con D, visto che hanno sbloccato le side quest che non c'erano, non le avevano completate. Ho parlato con un po' di NPC e c'è una linea di dialogo nuova con lui, con D. Quindi adesso gli parliamo e poi siamo a Villa Vulcano. Spero di fare una cosa un pochino veloce. Si è preso lui il pugnale e lo restituirà lui al posto nostro. Quindi andrà avanti in qualche modo la quest. Questo non è male, cenere di guerra. Il Cestus, pure qui. L'armatura orientale, l'armatura di Aetherion in Dark Souls 2. No, non era questa, ma era la sua controparte orientale. Che figata! E vende il ramoscello sacrificale. La porta è aperta! Lei aspetterà? Lei aspetterà? È sparita come l'effetto che metto io nei video, la dissolvenza. Siamo ai quattro campanili. Hanno una caratteristica incredibile, quattro campanili. Suonano tutti e quattro contemporaneamente la mattina, rompendo i coglioni alle persone vicine. Dove ci condurrà mai terre friabili? Al Mulino Bianco, dove fanno i biscotti friabili. Oh, ci conducono sempre luoghi bellissimi, quindi comunque mozzafiato da vedere, quindi vediamo, vediamo, Farum Azula. Sono dei draghi. Questa è una torre crollata. Non voglio aprire la mappa ancora. Non voglio aprire la mappa. Farum Azzurra crollata, Azula. Ma siamo ad est dell'albero madre? Siamo ad est perché quella torre stava ad est, credo. Apriamo la mappa. Quanto distante? La paura ti fa morire. La paura ti fa morire. Non ne sono sicuro, ma te l'ho visto sicuro. Ma sono tutti traditori allora! Ma siamo tutti traditori delle due dita! Fanno schifo a tutti! Sono pure pugnantelle. Sapete per quanto sono fighissime queste strutture? Mi chiedo che siano utili ai fini urbanistici di una struttura, cioè abbiamo fatto un torrione extra, dottore. Perché?
ci avanzavano dei soldi per l'appalto. Sono i cavalieri dell'albero? Sono loro? Era un boss prima lui. Ma veramente? Ma veramente? Io scherzavo! Adesso si è buggato e torna su. Ah no, è l'altro. Guarda quanto è incazzato. Dov'è l'altro? Dai, sta scendendo. Ah, sono rispawnati entrambi. Ecco perché non mi ha dato anime. Ecco perché non mi ha dato anime. Sono lo stesso boss con due vite diverse, con il doppio dei danni, giusto? Sono due? Sono due! Ok, sobborghi della capitale. Leyndell, capitale reale. Si vede l'albero madre per la prima volta. Per la prima volta si vede. E qui ci siamo già stati. Sul ponte divino. Ma sei tu! Pensavo di trovarti morto in giro. Ma è magnifico vedere se non vedi cosa. C'è una statua di Marika? Boss fight? In discesa? Non vedo l'ora di incastrarmi. Io scherzavo. Ok, l'abbiamo già affrontato. Però volevo vederlo spawnare. L'abbiamo già affrontato. Sembra tolga... Allora, non è che toglie meno. Credo che tolga lo stesso, ma ero più debole prima. Dovrei fargli più danno. Però... Boh. Dovrebbero essere tre adesso gli assalti. È una corrida, è un toro. È un toro. Adesso forse entra in fase 2 e quindi comincia a spammare roba viola. Se l'è presa con lei a caso. Vabbè, meglio. Niente. Ah, ok. Però ce l'ha con lei. Vabbè, ne approfitto. Il combattimento a cavallo è ridicolo. Ridiculous. Avete visto il... Chi di voi è fan di Harry Potter? Uscirà un gioco, un GDR. Un RPG, qual è GDR? Un RPG nel mondo di Harry Potter, ad Hogwarts. Ammettato tipo nel 1800 e qualcosa. Mamma mia quanto sto in hype. Esce a dicembre. Poi ne parli a... Cioè io spero di potervelo portare in game, spero di potervelo portare proprio in live. Sempre comunque sul pezzo voi. So chi sei. Una volta mi hai ucciso. Due volte mi hai bisciottato. So chi sei. È morto. Comunque, tralasciando la magia nei Souls, mi ha sempre affascinato come concetto. Solitamente se leggo un libro è un fantasy ambientato tipo Signore degli Anelli, cioè più o meno quel tipo di fantasy, con ovviamente la magia. Con Harry Potter mi piacerebbe dire che ci sono cresciuto, ma non è vero, perché sì, è vero che mi sono messo a guardare i film, ma più di quello non è che ho fatto. Ce l'ho il cofanetto, me lo sono comprato perché di Blu-ray, perché è fighissimo. Rovine di Lux. Oh no, mi lancerà una 4. Paura. E quando annunciarono, ormai credo anni fa, questo gioco su Harry Potter, e sono rimasto incuriosito, cioè figata. Però era tipo troppo tempo che non ne parlavano. Credevo se lo fossero dimenticato. Boh. Stupendo. E hanno detto che uscirà Holidays 2022. Quindi immagino, dicevo, comunque dicembre, Natale comunque di quest'anno.